Come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi 1 febbraio, sotto il segno dell'acquario, è il compleanno di un grande attore, affascinante, bellissimo, l'icona di un film epico. Nel 1901, il 1 febbraio, nasceva Clark Gable. Nacque in una famiglia umile di origine tedesca. La madre Adeline morì quando Clark aveva solo 10 mesi. Da adolescente iniziò a suonare la tromba, però decise di diventare attore dopo aver assistito ad uno spettacolo teatrale. E nel 1921 si unì a una compagnia di girovaghi e per mantenersi non esitò a esercitare i mestieri più umili, come il taglialegna e il venditore di cravatte. Nel 1924 sposò l'attrice Josephine Dillon, proprietaria di una compagnia teatrale. Fu lei a cambiare la sua immagine. Gli insegnò le buone maniere sia in scena che in vita e affinò la sua recitazione fino a trovargli un primo ingaggio come attore. Una parte nel film White Man nel 1924, oltre a diversi ingaggi sulle scene di Broadway. Durante una tournée in Texas, Gable conobbe Rhea Langham, una plurimilionaria, e dopo il divorzio dalla Dillon la sposò il 30 marzo 1930. Poco dopo venne scritturato dalla casa produttrice Metro-Goldwyn-Mayer, che decise di modificargli l'aspetto fisico con due interventi, uno correttivo alle orecchie e uno più radicale alla dentatura. All'inizio della carriera lui recitava solo uomini rudi e villani. Il film che lo avviò al grande successo nel 1931 fu L'Angelo Bianco, in cui interpretò appunto il ruolo di un autista manesco in coppia con Barbara Stanwyck. In seguito, grazie al suo fascino e alla sua simpatia, interpretò ruoli diversi, ruoli di persona irresistibile, affascinante e mascalzone. Con la Metro-Goldwyn-Mayer, l'attore girò pellicole come Cortigiana, La via del male, The Secret Six, Incatenata, Accadde una notte, una delle più note commedie degli anni 30 per la quale vinse l'Oscar, poi La tragedia del Bounty che gli valse un'altra candidatura all'Oscar e San Francisco e Arditi dell'aria. Per la sua grande gentilezza e la sua grande classe, lui fu amato anche fuori dal set. A sua volta anche lui amava molto le donne, come ad esempio la bellissima Grace Kelly. Nel 1939 Gable ebbe la grande occasione della sua carriera, grazie all'interpretazione di Rhett Butler, l'affascinante e sfacciato avventuriero protagonista di Via col vento nel 1939, per cui venne nuovamente candidato all'Oscar. Grazie al compenso percepito per il film, l'attore riuscì a permettersi il divorzio dalla Langman. Il 29 marzo del 1939 sposò così l'attrice Carol Lombard, considerata dai biografi il vero amore della sua vita. La Lombard, donna dal temperamento audace, perse la vita nel 1942 in un incidente aereo a soli 33 anni. Scosso dalla morte della moglie, nell'agosto successivo terminò le riprese del film Incontro a Bataan e decise di abbandonare le scene per arruolarsi nell'aviazione come volontario. Dopo aver realizzato un film d'addestramento, partecipò alla Seconda Guerra Mondiale
con 5 missioni di guerra in Europa B-17, in qualità di osservatore mitragliere, e ricevette 2 decorazioni, un Air Medal e una Flying Cross. Rientrato in patria al termine del conflitto, Gabel non fu più la stessa persona. Riprese a recitare, ma i suoi personaggi non erano più spensierati e spavaldi. La vitalità di un tempo era ormai perduta. La sua ultima apparizione cinematografica fu nel film Gli Spostati del 1961 con John Huston, Marilyn Monroe e Montgomery Clift. Contrario da sempre all'uso di controfigure, Gabel fece appena in tempo a terminare le faticosissime riprese prima di un infarto che avvenne nel novembre del 1960. Morì purtroppo senza assistere alla nascita del suo ultimo figlio, John Clark, avvenuto il 20 marzo del 1961. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Io vi aspetto in tantissimi. Un grande abbraccio, grande grande da me, Silvia Pagni. Ciao!